Siamo a Print for All con Fabrizio Giannuzzi di Comore Italia. In ambito tradizionale, in questo momento, quali sono i modelli di punta che riscuotono maggiore interesse del mercato? Sicuramente quelli dedicati al web to print, al mercato del web to print, e in particolare le tecnologie grazie alle quali è possibile nobilitare lo stampato. Penso in particolar modo all'HUV e all'HUV LED. Gianpaolo Zani ci racconta qual è il valore strategico della nuova divisione Comore Italia e quali le peculiarità della Impremia IS29. Ok, sintetizziamo tutto in un'unica parola che è complementarità a tutti i nostri prodotti di stampa offset convenzionale. Abbiamo aggiunto anche da quest'anno una nuova divisione che si occupa appunto della stampa digitale. Complementarità perché il cliente quello che ci richiede sono velocità di produzione, velocità di esecuzione di multipli lavori giornalieri anche con basse tirature. La peculiarità dell'Impremia IS29, essendo una macchina inkjet UV LED, ci dà la possibilità di stampare su qualsiasi tipologia di supporto, che va dal 50 grammi fino al 600 grammi, in un unico passaggio con una polimerizzazione immediata. Pertanto una velocità di esecuzione, perché la macchina lavora circa 3000 fogli ora, un formato B2 allargato che ha una copertura di 585x750 e la possibilità di stampare su qualsiasi tipologia di supporto senza pretrattamento iniziale. Questa è una delle caratteristiche fondamentali che ci dà la sicurezza di un'altissima qualità ed una velocità di esecuzione del lavoro. Siamo con Leonardo Castagnoli, Comore Italia propone l'unità di taglio lineare a Pressia. Quali sono le sue caratteristiche? Allora, da Drupa 2016 Comore ha sviluppato una linea di taglio. Come peculiarità abbiamo una costruzione robusta. La nostra linea di taglio si presenta in maniera strutturalmente adeguata a quella che è la lavorazione dello stampato e da questo inizio anno abbiamo anche come macchine di complemento tutte le periferie, quindi alzapila, trasferimenti, scariche e cariche della carta, in maniera che la produzione si sia velocizzata e sia stata ottimizzata. Siamo con Silvano Bianchi, amministratore delegato di Comore Italia. Comore nasce come fornitori di macchine offset, oggi è una realtà differente. Quali le motivazioni di questa evoluzione? Il completamento, questa è la risposta fondamentale che la Comore ha voluto dare per quanto riguarda questo tipo di attività. Non solo macchine da stampa, siamo nati nel 1923 e con la fiera abbiamo dimostrato con la presentazione della linea di confezione il mondo digitale e soprattutto la riconferma della realizzazione per quanto riguarda dei prodotti di valore aggiunto, di dare una risposta completa a quello che forse la clientela sta cercando. Penso che la fiera abbia dato grande soddisfazione soprattutto per la clientela, gli operatori che ci hanno potuto visitare e per la possibilità che ci ha dato questa manifestazione di presentare ancora più il prodotto e soprattutto la filosofia della Comore.